Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione eh, del Festival Scienza di Cagliari. Eh, tocca a me l'onore e eh, l'emozione di eh, introdurre questa prima conferenza, questa conferenza inaugurale di questa mattina e eh, io non vi vedo ma voi spero che riusciate a vedere e a sentire eh, me. Eh, L'edizione di quest'anno del Festival Scienza di Cagliari, eh, che è ben la ventesima, eh, si occuperà di eh, scienza e tecnologia, che è un rapporto molto importante e eh, fecondo, eh, come tutti sapete, e eh, la prima persona che eh, ce ne parlerà, con cui ne parleremo, con cui ne affronteremo... A questo tema è la professoressa Carla Romagnino. La professoressa Romagnino credo non abbia bisogno di molte presentazioni per chi eh, frequenta il Festival Scienza di Cagliari, eh, visto che è presidente onorario dell'Associazione Scienza Società Scienza e, ed è stata anche presidente operativo della stessa associazione che è quella che organizza e, e promuove questo festival. Eh, ne approfitto per ringraziare gli organizzatori di avermi invitato anche quest'anno a, a contribuire alla riuscita, spero, eh, del festival. E, eh, la professoressa Romagnino ha una lunga esperienza come eh, docente di fisica e matematica delle superiori, ma soprattutto ha poi eh, ha svolto un impegno molto eh, lungo e eh, importante eh, nel campo della formazione eh, dei formatori, tra l'altro eh, presidente dell'Associazione per l'insegnamento eh, della fisica per, per molti anni, eh, presidente dell'AIF, l'Associazione degli insegnanti di fisica e membro del board dei Science on Stage. Europe, che è un'organizzazione che si occupa di eh, una manifestazione molto creativa e interessante che eh, mi piace quando posso seguire e promuovere: il Festival di Science on Stage, in cui si sperimentano nuove forme di eh, didattica della scienza. Uh, Carla Romagnino, dunque, uh, questa, che, a, che ha collaborato peraltro anche spesso con uh, il Ministero della Pubblica istruzione e con i ministri per uh, le commissioni di uh, riforma dell'insegnamento dell'ordinamento dell scolastico, quindi diciamo una lunghissima esperienza uh, nel campo sia dell'insegnamento sia della... Uh, formazione dei formatori e sia nel uh, uh, racconto della storia della scienza e della fisica in particolare e oggi proprio di questo uh, ci parlerà in questa conferenza inaugurale uh, ci uh, racconterà di due casi di rapporto molto stretto tra scienza e uh, tecnologia due casi molto diversi per certi versi opposti ma che eh, nell'insieme raccolgono eh, buona parte di, di tutte le sfaccettature che questo rapporto può avere tra scienza e tecnologia. Eh, abbiamo tutti in mente la differenza tra eh, i due eh, termini. Eh, la scienza è, è, è quella che scopre le leggi della natura, eh, la tecnologia è quella che inventa degli strumenti che ancora non esistono eh, nel, nel nostro mondo, ma questi strumenti poi diventano immediatamente eh, strumenti che possono aiutare la ricerca scientifica, così come le scoperte scientifiche diventano indispensabili per, eh, per eh, progredire, per far progredire eh, la tecnologia. Bene, questo è un rapporto eh, molto antico, eh, però, eh, siccome appunto parlare di tutti i casi non sarebbe possibile, la professoressa Romagnino ha scelto due casi molto emblematici e molto interessanti e importanti, in cui il rapporto tra scienza e, e tecnologia ha funzionato per l'appunto eh, eh, sia in un verso che nell'altro, sia quando la tecnologia è stata in grado di promuovere la ricerca scientifica e darci modo di scoprire nuove cose, sia quando invece la scoperta scientifica è stata in grado di eh, portare a uno sviluppo tecnologico, nel caso che eh, racconterà anche molto rapido e, eh, e problematico. E, e quindi in, in questo senso sono due esempi molto uh, uh, ben scelti e, e molto interessanti. Spero che, che Uh, sarete d'accordo con me? Io mi permetterò di tanto in tanto di uh, cercare di interromperla e di guastare il suo racconto, ma nel frattempo passo la parola alla professoressa Romagnino. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dottor Magliocco per la sua presentazione. Eh, sì, come diceva il dottor Magliocco, io mi, mi sono occupata nei miei anni di... Eh, di lavoro professionale e personale, eh, anche di storia della scienza, perciò mi permetto eh, di presentarvi due eh, esempi di questo rapporto tra scienza e tecnologia pescati proprio eh, dalla storia della scienza, in particolare della fisica, ma eh, poi come vedremo eh, è coinvolta eh, l'intera l'intero mondo scientifico, l'intero sapere scientifico su questo. Eh, questa prima slide eh, è stata già riassunta dal dottor Magliocco, quindi eh, mi va benissimo la sua, eh, la sua premessa. Eh, eh, la scelta che ho fatto eh, su, sul cannocchiale di Galilei e sulla costruzione del primo reattore nucleare eh, sono proprio due specchi. Ehm, due facce della stessa medaglia nel senso che eh, vogliamo far vedere come il rapporto tra scienza e tecnologia è fruttuoso ma è anche complesso e quindi il cannocchiale strumento tecnologico far, vorrei far vedere come il cannocchiale strumento tecnologico ha portato a un enorme sviluppo della conoscenza, quindi del sapere scientifico e come invece una scoperta fondamentale che è stata fatta nel 1939 ha portato a una, eh, costru alla costruzione di un oggetto tecnologico eh, come le bom la bomba atomica eh, e quindi eh, nonostante la scoperta scientifica fosse di portata grandiosa abbia poi determinato e creato disastri dal punto di vista eh, delle conseguenze che questo oggetto poteva portare all'uomo. Quindi comincio con la, eh, col parlare del cannocchiale. Il cannocchiale eh, e vorrei intanto farvi capire come e perché Galilei è considerato l'inventore eh, del cannocchiale e poi quali conseguenze ha portato alla eh, conoscenza eh, successiva. È una, un oggetto eh, di portata storica perché fu, fu eh, il primo vero strumento che estese i sensi dell'uomo, perché permise di vedere cose che l'occhio umano non poteva vedere e eh, fino ad allora, fino a quando Galilei non... non, non costruì il suo telescopio, l'unico strumento che aiutava i sensi dell'uomo erano gli occhiali. Eh, gli occhiali non si sa bene come eh, si sia arrivati all'invenzione degli occhiali, si sapeva già dal secondo secolo d.C. che eh, le, le, le sfere di vetro piene d'acqua avevano un potere ingrandente, ma sappiamo anche che eh, alla fine del 1200 già venivano usati gli occhiali, vi ho messo un po' di immagini eh, dell'epoca eh, abbastanza curiose e carine. Eh, dopodiché, nel, agli inizi del 1600 si viene a sapere che eh, un occhialaio eh, olandese, cioè un fabbricante di occhiali olandese, eh, ha a disposizione questo. Eh, occhiale eh, che permetteva di vedere eh, gli oggetti lontani, vicini. Si racconta che eh, la scoperta sia stata casuale, scusate, sia stata casuale, cioè si racconta che due bambini che lavoravano a bottega con questo artigiano. Eh, per caso avessero allineato due pezzi di vetro che avevano trovato in bottega e si erano resi conto che la banderuola della chiesa eh, lontana eh, veniva vista come vicinissima. Lo vanno a raccontare al loro padrone di bottega e questo capisce l'importanza della cosa e chiede addirittura il brevetto dell'invenzione. Di fatto non sappiamo se questo brevetto sia stato dato perché poi nascono come funghi altre persone che dichiarano di avere la paternità dell'occhiale. Eh, resta il fatto che agli inizi del 600 lo strumento era conosciuto, perché qui vedete un quadro di eh, Bruegel che è stato dipinto tra il 1608 e il 1616, dove si vede questo gruppo di persone che guardano il paesaggio con col cannocchiale. Eh, si sa perché ce l'ha raccontato lui stesso che Galileo nel 1609 dice di, avere, eh, di essere venuto a sapere che esisteva un occhiale col quale le cose lontane si vedevano così perfettamente come se fossero state molto vicine e eh, però Galilei nelle sue opere rivendica il proprio merito, sottolineando che se l'occhielaio olandese casualmente, maneggiando vetri di più sorte, ritrovò lo strumento, dice Galilei, io ritrovai il medesimo per via di discorso. Cioè, col ragionamento, lui capisce come deve allineare questi due pezzi di vetro. Chiamiamoli adesso col giusto nome, queste due lenti, una lente convergente e una lente divergente, e capisce che effettivamente gli oggetti vengono avvicinati. Ci lavora tanto su questa, sulla costruzione di questo telescopio, lo eh, perfeziona sempre di più e ne descrive nelle sue opere come ha lavorato al perfezionamento di questi oggetti e a un certo punto punta il cannocchiale verso il cielo e eh, scopre cose incredibili, scopre che la luna non è una superficie liscia eh, come pensava eh, Aristotele, come pensavano gli antichi, scopre che Giove è attorniato da quattro pianeti. Poi vabbè, se ne scopriranno anche altre, ma lui ne ha scoperto quattro, i famosi pianeti medicei, scopre che le stelle sono in numero estremamente più grande di quello che si poteva vedere ad occhio nudo e quindi eh, usa il suo strumento per scopi scientifici, cioè per eh, attuare quello che era il suo piano. Di sempre, cioè quello di far capire che erano assurde alcune, di, di, alcune eh, regole, alcune eh, teorie enunciate da Aristotele, cioè del fatto che c'era una separazione netta tra la Terra e i corpi celesti e il fatto che i corpi celesti fossero immutabili. Poco tempo dopo la scoperta dei pianeti Medici, il fatto che la Luna fosse ruvida, che, diciamo così, il fatto che le stelle fossero in grandissimo numero, scopre anche le fasi del pianeta Venere e eh, il, le macchie solari. E quindi l'immutabilità dei cieli di Aristotele era proprio un qualcosa che non poteva essere più accettato. Galilei descrive tutte le sue scoperte in un libro che divenne famosissimo immediatamente dopo la sua pubblicazione che avvenne il 12 marzo del 1610 e descrive come ha costruito il telescopio e in scienza si sa, chi pubblica per primo ha la eh, priorità della scoperta e quindi Galilei è considerato il vero inventore del cannocchiale. Non so se il dottor Magliocco vuole eh, dire qualcosa a questo proposito. Beh, eh, questo, um, ha citato due cose molto interessanti. Intanto appunto questo uh, dibattito uh, che sempre eh, nasce uh, attorno alle scoperte scientifiche e alle invenzioni uh, tecnologiche, cioè su chi sia stato il primo. Oggi uh, nella scienza moderna noi sappiamo che è molto difficile risalire all'unica uh, persona che abbia concepito un'idea o che abbia sviluppato un'invenzione. Esistono ancora i casi, come forse ne parleremo di pomeriggio, uh, l'invenzione del web da parte di Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra, ma molto più uh, spesso... Uh, è il prodotto uh, di un ingegno collettivo, diciamo così, di tante persone. E, e, ed è bello anche questa cosa: che un genio come Galilei ha comunque bisogno di appropriarsi uh, della uh, scoperta e di dire: Guardate che l'ho scoperto io, dietro cui si nasconde l'altra cosa importante di cui ci parlerà poi la professoressa Romagnino più in dettaglio eh, quando appunto affronterà il tema eh, della fissione dell'atomo e, e, e dell'invenzione della bomba atomica che non basta scoprire, non basta inventare, dipende dall'uso eh, che eh, ne fai poi di queste invenzioni o di queste scoperte. Il telescopio di Galileo, il cannocchiale e poi il telescopio poteva essere usato per sbirciare eh, le cortigiane nei palazzi vicini piuttosto che come facevano gli, le persone nel, nel dipinto di Bruegel eh, per guardare la natura per eh, fare forse beer watching eh, già all'epoca, oppure per uno scopo scientifico e per rivoluzionare il nostro modo di pensare e di vedere l'universo, così come la fissione dell'atomo può essere. Una è sicuramente una grandissima scoperta scientifica ma poi attenzione perché si possono fare eh, le centrali atomiche per produrre energie ma la prima cosa a cui si è pensato in realtà come ci racconterà la professoressa romagnino è stata quella di eh, inventare un ordigno e un, uh, un ordigno distruttivo come la bomba atomica bene grazie ora eh... Possiamo andare avanti. Il canocchiale di Galileo era eh, uno strumento molto avanzato e riusciva a dare ingrandimenti eh, di 30 volte degli oggetti, e, eh, grazie al fatto che le lenti di cui disponeva erano eh, estremamente. Eh, erano, non estremamente, erano costruite da Galileo stesso, con molta accuratezza, Era lì, stava lì a levigare eh, il vetro, eh, costruirsi e cercare di ottenere ingrandimenti sempre maggiori. E eh, devo dire che pochissimi astronomi potevano disporre, quindi anche dopo che eh, lui ne aveva... Eh, permesso la costruzione di altri cannocchiali, potevano però disporre di un eh, cannocchiale così avanzato come era eh, quello di Galileo, per cui eh, le sue scoperte eh, hanno un'importanza fondamentale proprio perché le ha fatte quasi tutte lui in quell'epoca. In sostanza eh, c'è stato um, Keplero che, ispirato dal cannocchiale di Galileo, teorizza il fatto che. beh, Vabbè, anziché avere una lente convergente e una lente divergente, proviamo a mettere due lenti convergenti. Eh, la differenza era che il cannocchiale di Galileo eh, dava un'immagine eh, virtuale, ingrandita, ma virtuale, cioè non, non poteva essere eh, riprodotta da qualcosa. Questo acquisterà importanza soprattutto eh, nei, secoli, nei secoli successivi. Mentre il cannocchiale cosiddetto astronomico di Keplero eh, dava un'immagine reale e quindi si poteva mettere uno strumento per, mi, per fare le misure. Infatti, poi è, è il cannocchiale che ha maggiormente eh, avuto riscontro e successo eh, nei secoli successivi. Io vi ho anche messo eh, la costruzione delle immagini, ma non perdiamo tempo, ve lo studierete casomai con, vostri, eh, con i vostri insegnanti. Un passo molto importante successivo per la costruzione del cannocchiale fu il cannocchiale eh, costruito da Newton perché eh, succedeva che queste lenti che per quanto eh, costruite con la perfezione massima eh, che si sapeva utilizzare all'epoca presentavano comunque dei difetti che venivano chiamate aberrazioni. Aberrazioni perché... Ab alteravano l'immagine dell'oggetto che si voleva vedere, e, un po' a causa eh, della sfericità delle lenti, un po' a causa della sostanza che veniva utilizzata, un po' a causa del fatto che la luce, come poi aveva scoperto Newton, era composita da più colori e l'indice di rifrazione delle lenti era diverso a seconda del colore eh, che componeva la luce. Per cui Newton a un certo punto dice: beh, insomma, questa, queste lenti, questa aberrazione cromatica cosiddetta, cioè dovuta alla, alla composizione della luce, non possono essere eliminate. Proviamo a sostituire. La, eh, questo è il telescopio costruito da Newton, ancora esistente. Eh, proviamo a sostituire la lente obiettivo, cioè quella che riceveva. La luce dall'oggetto che si voleva vedere eh, con, un, con due specchi in modo tale che la luce veniva ricevuta da uno specchio, questo specchio la rifletteva, la mandava su un altro specchio, come vedete questo specchio obliquo, il quale poi la mandava nella lente che si poneva vicino all'occhio per vedere l'oggetto. Questo fatto. Toglieva la, in buona parte l'aberrazione cromatica e poi addirittura, siccome gli specchi dell'epoca di Newton erano in una lega metallica che assorbiva molta luce, quindi la riflessione non era poi un granché, però si migliorò moltissimo la situazione con l'argentatura del vetro. Eh, in questo modo si usava il vetro, si metteva una sottilissima eh, strato di eh, metallo, di argento in questo caso, e si rifletteva in questo modo la luce e si, si aveva quindi delle buone illusioni. Arriviamo così con miglioramenti sempre più... Eh, tecnologicamente avanzati eh, del telescopio ai grandi telescopi, siamo già nel, mille, nel 1900, e eh, si comincia a fotografare il cielo e eh, la situazione migliorò poi enormemente quando cominciarono a svilupparsi le radiocomunicazioni e quindi si capì che il cielo poteva essere osservato con quelli che sono chiamati i radiotelescopi. Naturalmente io non sto a spiegare la tecnologia che ci sta sotto, però sappiamo che in Sardegna abbiamo uno dei più grandi telescopi eh, europei che è il Sardegna Radio Telescope che vi invito ad andare a visitare prima o poi. Uno, ha, un, ha, uno spe, uno specchio, ha un raccoglitore eh, di 64 metri quadri, è il terzo eh, radiotelescopio più grande eh, in Europa. Lo abbiamo in Sardegna con grande orgoglio, grazie all'INAF. Eh, quello che è importante capire è l'influenza che il telescopio ebbe nella scienza eh, a partire dalle scoperte fatte da Galilei. Abbiamo visto l'ottica portato, in ottica l'avanzamento è stato creato soprattutto perché si è andato a cercare di migliorare eh, le, la rifrazione attraverso le lenti e quindi tutte le leggi dell'ottica da eh, Keplero a Cartesio, a Huygens, a, New, a Newton furono... Eh, eh, ispirate diciamo, dal cannocchiale di Galileo. Ma eh, riguardo alle scoperte astronomiche, l'abbiamo accennato velocemente prima, le scoperte principali sono tre. Eh, la Luna non era una sfera cristallina, ma come la Terra aveva buche, crateri, montagne. Queste bellissime, questa bellissima immagine che vedete è eh, i disegni che Galileo quasi da grande pittore riportava nel suo Sidereus Nuncius, eh, oggi la Luna non ha più un misteri da quando l'uomo eh, ha messo piede il 20 luglio del 1969, l'altra grande scoperta è, è che le stelle erano in numero infinitamente superiore a quelle visibili ad occhio nudo e scopre che la Via Lattea, la, la nostra galassia, eh, non è nient'altro che una congerie di innumerevoli stelle disseminate a mucchi. Eh, mi è piaciuto mettere questo quadro di Tintoretto, eh, che riporta in qualche modo la mitologia che circondava eh, l'origine della Via Lattea, cioè si riteneva che fosse un fiotto del seno di, eh, era di Giunone mentre allattava Ercole. Eh, da allora a capire che invece era formata da una quantità enorme eh, di stelle, eh, eh, il passo è stato, è stato grande. Infine, l'altra grande scoperta sono i pianeti medicei: cioè il fatto che ci fosse un corpo celeste che eh, era circondato dai suoi pianeti, dai eh, suoi satelliti, i quali satelliti ruotavano attorno a eh, Giove. Poi, come abbiamo detto, eh, scopre le fasi di Venere e la forma del pianeta Saturno. Non capisce ancora che Saturno era circondato dai suoi anelli, ma vedete eh, nel tempo le successive immagini che egli dà del pianeta Saturno. Oggi eh, non disponiamo più del cannocchiale di Galileo, ma abbiamo il telescopio spaziale. James Webb, che il 12 luglio del, di quest'anno ci ha dato queste fotografie meravigliose. Io ve ne metto solo due: eh, questa che ci fa capire la profondità del nostro universo e eh, fotografa una delle primissime galazie eh, nate nell'universo. Per arrivare fino a noi, la luce ha viaggiato 13. 1 miliardi di anni eh, prima che venisse raccolta dal, da questo eh, telescopio spaziale. Qui invece avete un'altra immagine bellissima eh, dove appunto c'è una definizione e, e solo da questo possiamo capire appunto la numerosità eh, delle corpi celesti che, che formano l'universo. Quello che però fu la uh, cosa più determinante de, da parte di Galileo fu l'influenza che, eh, che egli ebbe sulla visione del mondo. Cioè, eh, come ho detto all'inizio, eh, Galileo uh, ave, guarda il cielo perché aveva in mente il fatto di voler dimostrare l'infondatezza della filosofia naturale aristotelica e la superiorità dell'osservazione e degli esperimenti sull'ipsidixit, sull sull'autorità degli antichi. Quindi lui aveva in mente, quando si è messo a guardare il cielo, di voler cambiare il mondo, la visione del mondo. Andiamo velocemente. I pianeti medicei eh, dimostravano che... La eh, teoria capernicana, cioè il fatto che il Sole stesse al centro e la Terra e i pianeti ruotassero attorno a lui, poteva avere una sua verità in quanto c'era un corpo celeste nel quale questo fatto avveniva, eh, il fatto delle macchie del, che la, la, la superficie lunare fosse sgabra. Che eh, Venere aveva delle fasi che eh, ci fossero le macchie solari, è eh, una prova dell'erroneità della dottrina aristotelica dell'immutabilità di tutte le cose celesti. Ma c'è un ma su questo, nessuna delle scoperte di Galilei diede la prova che la Terra non, si, eh, la terra non fosse fissa nell'universo e eh, e invece eh, ruotasse attorno al sole. E questo fatto eh, eh, permise alla Chiesa di eh, chiamarlo al Sant'Uffizio, di condannarlo e di eh, costringerlo alla biura, come ben sapete, fatto che avvenne il 20 gennaio del 1633. Questo eh, portò a, eh, gli astronomi dell'epoca a, a fermarsi, insomma, sì, le scoperte di Galileo erano grandiose, però noi non vogliamo finire sotto inchiesta eh, da parte dell'Inquisizione, quindi eh, gli astronomi per decenni si limitarono soltanto a perfezionare l'osservazione della Luna, a... Far, eh, eh, osservare cose che non fossero pericolose dal punto di vista del eh, Tribunale del Santo Uffizio. però eh, le novità eh, prima o poi vanno avanti eh, e quindi eh, alla fine, diciamo verso la fine del 1600 si determina tra uh, la gente, tra la gente comune, prima di tutto nel mondo scientifico e poi tra la gente comune un nuovo concetto, cioè il concetto del sistema solare. Il, la teoria copernicana comincia a prendere, a prendere piede e lo sviluppo dell'idea che le leggi eh, della natura possono applicarsi ovunque, sia nei cieli che sulla terra, portò a identificare la gravità terrestre, con la forza che tiene i pianeti uniti al Sole e quindi permise a Newton di eh, enunciare la legge di gravitazione universale. E da quel momento lo studio dei fenomeni celesti e quello dei fenomeni terrestri si sono eh, mirabilmente integrati. Ecco, io avrei concluso tutta la parte che riguarda la scoperta del cannocchiale avete visto come un piccolo oggetto, due ragazzini che giocano col vetro e scoprono che ingrandisce gli oggetti, tutto questo popolo di roba che ha portato, vi ho raccontato la storia della scienza diciamo dal 1600 al 1700 quando Newton eh, o fine del 1600 quando Newton ha fatto la legge di gravitazione universale. Facciamo un salto enorme e eh, arriviamo a una nuova avventura scientifica. Spero di non essere, non ho tenuto i tempi, quindi dottor Magliocco mi dica lei a che punto siamo, siamo. Ci siamo abbastanza con i tempi, sì, abbiamo ancora un quarto d'ora. Uh, sì. di tempo sicuramente e eh, bisogna dare atto che è stata veramente straordinaria nella capacità di sintetizzare e ricostruire questa avventura scientifica che meriterebbe molto tempo. In effetti eh, molti libri e, e molte analisi sono state fatte perché è un'avventura eh, che racconta come eh, ci ha detto in alcuni punti la professoressa Romagnino, del rapporto continuo tra scienza e tecnologia, Newton stu studia l'ottica per, per migliorare i telescopi. Quindi molte delle cose che noi sappiamo e che studiamo nei libri eh, di fisica, eh, di ottica, eh, le, le dobbiamo al fatto che ci fosse... La volontà di migliorare lo strumento tecnologico, ancora prima che di studiare il sapere e di fare delle scoperte scientifiche eh, fini a se stesse. Ed è una storia che ha abbracciato, come ci ha detto la professoressa Romagnino, 400 anni, perché ancora oggi la ricerca astronomica continua. Stamattina leggevo. Un comunicato dell'INAF del progetto Gaia che ha mappato due miliardi eh, di stelle all'interno del, uh, della nostra galassia. Ed è bellissimo anche, anche se ci siamo passati molto di, uh, di sfuggita, dal quadro di Tintoretto con uh, Giunone che allatta Ercole, e da lì nasce la galassia, che si chiama così proprio perché sembra una via lattea. Fino all'immagine eh, del, non so se fosse dello Hubble o, o del James Webb Telescope, che ha mostrato la professoressa Romagnino, eh, come in realtà la scienza non distrugga eh, la bellezza della rappresentazione anche artistica, ma scovi quasi eh, la rappresentazione artistica dell'universo, come queste immagini straordinarie che ci stanno dando oggi. I telescopi, uh, alla fine, sono altrettanto belle quanto uh, le creazioni artistiche uh, dei, dei grandi pittori e dei grandi uh, maestri. Quindi, uh, la scienza, in realtà, è tutt'altro che arida e, e tende uh, a fare. Uh, una cosa molto diversa da quella di rendere il mondo meno poetico e meno uh, attraente di quanto non, uh, non ci dica la rappresentazione artistica anzi ci apre nuovi universi ma questa sarebbe un'altra storia molto lunga lasciamo andare avanti la professoressa romagnino con il suo racconto quindi diciamo che lasciamo il secoli andati e arriviamo al secolo scorso, al novecento. Mi piace iniziare con la lettura di questa uh, frase che ritroviamo in un libro di storia della fisica di questi due uh, scienziati, i eh, quali scrivono la, perché beh, lo, lo mi piace perché proprio dà il senso della questione. La più drammatica e affascinante delle avventure scientifiche è finita nella minaccia che il genere umano possa venire estinto. Quale che possa essere il futuro, sarà sempre vero che la nostra epoca è sull'orlo del disastro. Tuttavia, fino al 1945, quale avventura splendida lineare vi è stata. I due scrivono questa frase nel 1964, in piena guerra fredda, e c'era il rischio di un conflitto nucleare tra le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. Ma questa frase la possiamo adattare al mondo di oggi, purtroppo, ce la ritroviamo alle spalle. È una cosa che ci spaventa. E d'altra parte dicono: eppure, fino al 1945, cioè fino al momento in cui non hanno sganciato le due bombe, quale avventura splendida è stata? Cerchiamo di, di vederla questa, questa avventura. Quello che purtroppo è successo è che. Questa, questa scoperta, la scoperta della fissione, è avvenuta nel 1939 e nel 1939 inizia la Seconda Guerra Mondiale. Una coincidenza fatidica che ha portato al disastro che poi ha portato. Questo è il problema. Magari se la scoperta fosse avvenuta prima o dopo l'avvento di Hitler, insomma, non, forse non, non avremmo avuto questo problema. Qual è il problema? Qual è, qual è questa splendida avventura? Eh, L'uomo, come si è detto agli inizi, ha il desiderio di conoscere, di conoscere il mondo che lo circonda e ha il desiderio di spiegare i fenomeni naturali, ha il desiderio di spiegare, di dare spiegazioni teoriche e di cercare di confermare le spiegazioni che dà con degli esperimenti. Allora, in quel periodo, siamo intorno al 1900, c'era il desiderio di capire come era fatta la materia. Quello che noi diciamo adesso, esistono gli atomi, gli elettroni, i protoni, i neutroni, non si sapeva quasi nulla. Si erano fatte però due importantissime scoperte a fine 800, cioè la scoperta della radioattività e la scoperta dei raggi X. La scoperta dei raggi X da parte di Rengen e la scoperta della radioattività da Becquerel. E prevalentemente poi gli studi successivi da Marie Curie. Va bene? Allora si aveva il desiderio di conoscere meglio come era fatta la materia, perché venivano emessi questi raggi X, perché venivano emesse queste cioè esistevano queste sostanze radioattive. E allora nasce l'idea che la materia è formata di atomi. Costituiti da cariche elettriche negative, questo lo sapete benissimo, gli elettroni che ruotano attorno ad un nucleo. E all'epoca si sapeva che il nucleo doveva essere positivo, quindi doveva contenere delle particelle che venivano chiamate protoni, che avevano carica elettrica positiva. L'idea La, eh, che l'atomo fosse fatto in questo modo era eh, stato. Eh, ottenuta bombardando targhette metalliche con particelle alfa emesse da materiali radioattivi. E negli anni si scopre che da queste targhette metalliche uscivano fuori dei raggi misteriosi di cui non se ne conosceva la natura. Facciamo sempre salti storici, abbiate pazienza, non ho il tempo di andare a spiegarvi tutto, ma a un certo punto si scopre che questi raggi misteriosi erano in realtà particelle che scoprì eh, Cedu nel 1932 e che vennero chiamate neutroni perché si scoprì che queste particelle non avevano carica elettrica, ma siccome venivano fuori dagli atomi, Evidentemente dovevano essere contenuti dentro il nucleo, quindi il nucleo conteneva protoni e neutroni. Siamo, abbiamo detto 1932, Chadwick scopre. Intanto a Roma esiste un gruppo di scienziati, noti come i ragazzi di via Panisperna, capeggiati da Enrico Fermi, il quale Enrico Fermi aveva voglia eh, dell'attualità scientifica e quindi vuole capire bene com è, com è, cosa sono questi neutroni e soprattutto viene a sapere che eh, nel 1934 era stata scoperta la radioattività artificiale, cioè la possibilità di creare elementi radioattivi e di renderli permanentemente radioattivi bombardando eh, alcuni materiali con particelle alfa. Particelle alfa sono delle particelle che emettono le sostanze radioattive naturalmente. Quindi si conoscevano alcune sostanze radioattive, nel 1934 è già stato scoperto il radio, il polonio. E si sapeva già che l'uranio era una sostanza radioattiva. Quindi queste sostanze naturali emettono particelle che sono di fatto protoni, cioè particelle positive, bombardando con, e sono anche abbastanza pesanti, bombardando con queste particelle. Altri materiali li si rendeva a loro volta radioattive. Allora, fermi capì che questi neutroni che, erano, che venivano emessi quando si bombardava la materia potevano essere utilizzati a loro volta come proiettili ed erano più efficienti dei protoni perché non avevano interazione elettrostatica, non, è, non venivano respinti dal nucleo dell'atomo, quindi potevano essere assorbiti più facilmente e bombardare meglio la, le sostanze. Una uh, uh, scoperta decisiva da parte di Fermi fu uh, scoprire il fatto che se questi neutroni ra venivano rallentati, cioè si frapponeva fra i il, il, il loro cammino, prima di andare a uh, sbattere contro le targhette metalliche, una sostanza idrogenata come poteva essere l'acqua, la paraffina, questi neutroni erano meno veloci e potevano eh, agire più efficacemente, rendere radiative le sostanze che si volevano rendere radiative in maniera più effic efficace. Per questa scoperta dei neutroni lenti Fermi meritò il premio Nobel e vediamo poi le conseguenze che porta a questo fatto. Però subito dopo queste scoperte il Gruppo di Roma comincia a a disgregarsi per le ragioni più varie siamo nel 1934 ragazzi, eh? cosa c'è in Italia in quel periodo? c'è la dittatura, c'è il fascismo il quale della scienza proprio, al quale della scienza non importava proprio nulla non solo, ma come sapete, il dissenso non era accettato e quindi la, il gruppo di Roma cominciò a disgregarsi proprio in parte perché eh, non, la ricerca eh, non era abbastanza sovvenzionata e in parte perché eh, non alcuni di loro non accettavano eh, il, il fascismo, la dittatura. Però la scoperta dei neutroni lenti intanto si era diffusa in tutta Europa era conosciuta in tutta Europa e eh, molti laboratori cominciarono a utilizzare neutroni lenti per studiare la materia. In particolare a Berlino opera eh, nel, tra il 1935 e il 1938 eh, un gruppo di ricerca formato principalmente da eh, un chimico Otto Hahn, e una fisica, Lise Meitner, che nel loro laboratorio continuano a bombardare targhette metalliche per studiare che cosa ne viene fuori, in sostanza, detto, detto molto semplicemente. Vale la pena un attimo di parlare eh, di questa eh, donna, Lise Meitner. Lise Meitner era una viennese, ebrea che eh, si era trasferita a Berlino per eh, proseguire i suoi studi scientifici e eh, nonostante le difficoltà dell'epoca, eh, le difficoltà che avevano le donne all'epoca, eh, era diventata assistente di Max Planck. dico difficoltà perché all'epoca l'accesso delle donne all'istruzione scientifica, ai laboratori di ricerca e alla carriera ac accademica era Veramente molto difficile. Fino al 1938 eh, Lisa Maiten non ebbe eh, difficoltà a continuare le sue ricerche nel laboratorio con Otto Hahn. Sì, nel frattempo Hitler era sceso al potere, sappiamo l'odio di Hitler verso gli ebrei, ma lei era viennese e in quanto viennese non aveva problemi. Nel 1938 invece eh, l'Austria viene annessa alla eh, Germania e quindi anche per lei comincia la persecuzione. Il timore che possa essere eh, deportata eh, fa sì che l'aiutino a fuggire dalla Germania e eh, si rifugia a Stoccolma. ha un motivo il racconto che vi sto facendo. A Berlino intanto Otto Hahn insieme a eh, Strassmann, il suo assistente, continuano eh, gli studi sulla materia e scoprono che in una eh, determinata reazione nucleare, quel bombardamento delle targhette con i neutroni, eh, fa trovare nei prodotti della reazione due elementi che non ci dovevano proprio essere, cioè si chiamavano bario e molibdeno. La cosa incredibile è che queste due sostanze appunto non dovevano esserci, compaiono improvvisamente, erano conosciute, eh? Le due, i due elementi erano conosciuti e avevano un numero atomico circa pari alla metà del la targhetta degli atomi dell'uranio che stavano bombardando. Professoressa, riescono... mancano pochissimi minuti, la prego di sì. accelerare un pochino se può. Sì, intanto arrivo alle conclusioni abbastanza in fretta. Eh, dicevo, eh, questa cosa era estremamente misteriosa, scrivono a Lise Meitner, dicono cerca tu di, di capire la cosa, Lise Meitner capisce. E scopre quindi la fissione, cioè capisce che il bombardamento dei neutroni contro l'uranio aveva determinato la scissione dell'atomo di uranio in due, nuovi, in due elementi che erano il bario e il bividino. Questa immagine cerca di farvi capire che cosa può essere successo, ma la cosa importante è che nella somma delle masse delle due particelle del, del bario del mo molybdenum il numero che si ritrovava era inferiore alla massa iniziale dell'atomo di uranio. Quindi, dicevano Lise Meitner e Otto Frisch, evidentemente si sprigionava dell'energia perché l'equazione, famosissima equazione di Einstein, ci dice che quando scompare massa vuol dire che compare energia. Da lì si capisce che eh, l'energia eh, eh, prodotta da questa fissione nucleare poteva eh, essere utilizzata. Eh, naturalmente eh, c'è un problema anche dei neutroni che si vengono a formare: si può determinare una reazione a catena che può essere controllata e allora usata per esempio per produrre energia in modo pacifico oppure può non essere controllata e quindi determinare una enorme esplosione. Eh, come ho detto prima siamo nel 1939, il timore che la Germania eh, di Hitler potesse sviluppare un'arma nucleare basata sulla scissione dell'uranio eh, spinse i fisici britannici e statunitensi a sostenere lo studio dei possibili impieghi mit, mini, eh, militari della fissione. Come sapete è famoso questo fatto, eh, Einstein eh, manda una lettera al presidente Roosevelt perché eh, pensi di utilizzare lui la, la fissione per costruire un'arma nucleare e eh, con la messa eh, eh, in, a distruzione delle navi statunitensi a Pearl Harbor da parte dei giapponesi, eh, il progetto per la Costruzione di armi nucleari va avanti, nasce il progetto Manhattan che porta alla scoperta della prima pila atomica eh, da parte di Fermi e quindi poi all'utilizzo di queste bombe terrificanti che. Eh, una fu lanciata il 6 agosto del 1945 su Hiroshima creando distruzione e morte e l'altra eh, una era una bomba all'uranio, poi vengono costruite due bombe al plutonio, una verrà utilizzata come test ad Alamogordo eh, nel luglio del 1945, l'altra verrà utilizzata contro Nagasaki nel, mille, nel 9 agosto del 1945. Eh, mi piace riportare cosa disse Oppenheimer. Eh, la scienza, gli scienziati hanno perso l'innocenza, l'impresa atomica aveva mutato gli scienziati in distruttori di mondi. Poi abbiamo capito in seguito che eh, in realtà non era necessario eh, lanciare le bombe sul Giappone perché di fatto la guerra era finita, già nel maggio del 1945 la Germania si era resa, il Giappone si sarebbe reso pochi giorni dopo il lancio delle bombe e eh, col senno di poi abbiamo capito che invece... La, il lancio delle bombe erano state volute dalla politica per una dimostrazione di forza nei confronti dell'Unione Sovietica. La, eh, le bombe erano eh, un avvertimento degli Stati Uniti contro Stalin e l'Unione Sovietica. Ecco, potrei anche fermarmi qui. Grazie professoressa, grazie anche per essere eh, Naturalmente, se qualcuno vuole fare domande, io sono disponibile, soprattutto per le conseguenze eh, successive. Eh, il fatto che oggi siamo ancora alle prese con gli armamenti nucleari: abbiamo più di 130.000 armi nucleari detenute negli arsenali di tutto il mondo, soprattutto Stati Uniti e Confederazione Russa che li ha ereditati dall'Unione Sovietica e questi due grandi della terra che puntano il dito ogni volta che parlano ci fanno proprio paura, eh? entrambi. Grazie. Grazie, dottor Magliocco. Grazie. Uh, per questa bellissima cavalcata che ha fatto su un, uh, nella storia della scienza e, e della tecnologia, professore Sarmagnino, è stato veramente in grado in uh, tre quarti d'ora di uh, raccontarci tantissime eh, cose eh, interessantissime. Uh, ovviamente ci sarebbero molte cose da dire e molte uh, domande da fare, credo però che siamo obbligati a, a chiudere. Uh, qui per dare spazio all'appuntamento successivo ma chiedo conferma a chi sì, sì. adesso andiamo in pausa sì grazie mille okay. allora una brevissima pausa adesso grazie a tutti e alla professoressa romagnino ancora uh, per la sua interessantissima conferenza e lezione